amico Claudio, siamo in centro Adria, un posto diciamo così un po' a parte il centro di Adria che è molto carino, per il resto è proprio la classica pesca a mosca moderna, diciamo così, ci si deve adattare, però è anche molto divertente perché i pesci non sono molto battuti, qui stiamo cercando di perca, Claudio è un conoscitore del posto, è già da anni che lo frequenta assieme a Paolo Borselli e hanno sviluppato questa tecnica. Si usa solitamente un clausamino, un'esca con gli occhietti piombati, che accompagnata da recuperi lenti, come adesso andremo a vedere, va a toccare il fondo. Ad ogni recupero si deve sempre tenere in tensione la coda assieme al, insomma, tutto il sistema lenza deve essere tenuto in tensione, alla prima percettibile tocca del pesce si deve ferrare prontamente. L'attrezzatura impiegata solitamente sono canne 9x8, coda galleggiante, aspettare che la marea cali perché risente anche dell'acqua salata questa zona qua, di conseguenza i pesci entrano in attività quando l'acqua comincia a scendere, quindi acqua salina zero, i pesci entrano in attività ed ecco che si può cominciare a divertirsi. Sempre la coda va sempre tenuta in questo modo qua, serve in modo che la coda non si sporchi, perché appena tocca il suolo, immaginate, si riempie di fanghiglia che non permetterebbe di scorrere bene la coda. Mangiato in caduta, infatti ho visto la coda restarsi, afferrato e eccolo qua. Una canna per coda 8, una coda galleggiante dell'8 ed un clauser minnow di generose dimensioni, un kit che compongono il giusto assetto per pescare in perla. Lancio a 45 gradi, si lascia affondare il clauser. Quando si tocca al fondo si inizia a recuperare con recuperi lunghi e lenti. L'esca solitamente che utilizziamo è un clauser minnow. Clauser minnow di più grande è il pesce solitamente. Un clauser di 10-12 cm è sufficientemente grande già per prendere perca sopra il chilo tranquillamente. Le catture diminuiscono notevolmente come numero, ma aumenta la taglia.